Cari ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovo video di Rumors e News. Ebbene sì ragazzi, finalmente sono tornato con un video di Rumors e News. E questa settimana, questa volta, ci sono tanti piccoli rumors e news secondo me davvero molto interessanti. E c'è anche una brutta notizia per i possessori di Apple Watch Series 4. Quindi, se avete questo modello, ragazzi, purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ma inizierei con un primo leak, che si parla del prossimo design che potrebbe avere iOS 18. Sapete, no, che ormai ne stiamo parlando veramente tanto, la WWDC è stata annunciata, vi ricordo, per il 10 di giugno, quindi mancano su per giù 2 mesi, poco di più, e si vocifera che iOS 18 probabilmente avrà un nuovo design, sarà il primo vero cambio da iOS 7, anche se vi ripeto sempre che se prendete iOS 7 e iOS 17 sembrano due sistemi operativi completamente differenti, però sicuramente sappiamo che c'è stata una sorta di evoluzione, ma tutto parte da iOS 7. Con iOS 18 finalmente dovrebbe essere quel cambio di passo che potrebbe portare un nuovo linguaggio grafico su iOS, che poi però tanto nuovo non è, perché in realtà potrebbe riprendere il design che abbiamo su Vision OS, sul sistema operativo del visore. Io vi metterei anche un po' macOS, perché qualche dettaglio, qualche cosa un po' lo ricorda Vision OS. Per esempio, il centro di controllo di macOS non ci azzecca nulla con il centro di controllo di iOS o di iPadOS, cioè sembrano due cose completamente differenti, e secondo me il linguaggio grafico è un po' più simile a quello di Vision OS. Quindi iOS 18 dovrebbe essere, no, tutto quanto sulle trasparenze, sul glass. E ragazzi, è uscita questa schermata qua, che sembrerebbe essere la schermata trapelata della fotocamera di iOS 18. Come vedete, il design ricorda molto quello di Vision OS, tutto sulle trasparenze, sul glass, no, sul vetro, sembra quasi tutto fatto di vetro. Molti la danno per fake, ovvero per un buon Photoshop, uno che si è messo lì, ha fatto Photoshop, che poi se vedete anche un po' dove sono messi, dove sono collocate tutti i vari elementi, è sempre quella la fotocamera, cioè non cambia molto, cambia più che altro il design del materiale, ecco, mettiamola così, di come è fatta appunto questa applicazione. Molti la danno per fake, altri la danno per vera, altri la danno come un prototipo di una possibile applicazione fotocamera su iOS 17. Io ve la riporto semplicemente perché è stata definita la prima schermata di iOS 18 trapelata. Se dovesse essere così, a me piacerebbe, oddio non lo so, perché così tanto glass, cioè così tanto trasparenze, soprattutto poi in una fotocamera, io mi immagino poi in tutto il sistema operativo, secondo me è un po' too much, nel senso che su Vision OS ci sta, perché è un visore, tu devi vedere il resto che ti circonda. Su un iPhone, oddio, non tanto, ecco, non so se stonerebbe o meno. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se iOS 18 dovesse essere un po' tutto su questa linea di cui stiamo vedendo appunto questo primo screen dell'applicazione fotocamera di iOS 18. Quindi fatemi sapere se potrebbe piacervi o meno. Passerei al secondo rumors, e si parla dei dummy dei prossimi nuovi iPhone. Sono trapelati i primi dummy, tra l'altro da Sonny Dixon, che è un po' tornato alla ribalta, è un vecchio leaker che si sentiva ai tempi dell'iPhone 6S, dell'iPhone 7, dell'iPhone 10. Poi è un po' scomparso dai radar, ora sta un po' riemergendo dalle ceneri tipo una fenice, e ci ha mostrato questi dummy. I dummy cosa sarebbero? Banalmente, praticamente una scultura, mettiamola così, dei mock-up dei prossimi iPhone, per far sì che poi le varie aziende di cover possano farci le custodie appunto sopra questi dummy, perché ovviamente non è che le aziende di cover, che ne so, Spigen, ESR, Mugio, tutte queste aziende grosse di cover per iPhone, non è che hanno l'iPhone in anteprima, no, loro hanno i dummy, sarebbero questi piccoli modellini degli iPhone a cui loro sopra ci faranno le cover, perché hanno tutte quante le caratteristiche del design degli iPhone finali. Quindi noi possiamo un po' sbirciare effettivamente come saranno i prossimi iPhone, e come vedete gli iPhone Pro sono praticamente identici agli iPhone Pro che abbiamo oggi, mentre quello che cambia è l'iPhone 16, che come sappiamo avrà di differente le fotocamere, che torneranno ad essere in verticale, non più in diagonale, ricordano un po' quello dell'iPhone X, se ci fate caso, anche se a differenza dell'iPhone X saranno separate le fotocamere, quindi un po' come l'iPhone 12, e
ragazzi, questo qui è ancora più conferma dal fatto che sono trapelate anche le cover effettivamente di questo iPhone 16, che sono queste qui che vi sto mostrando adesso. Molti dicono: ma queste sono classiche cover dell'iPhone X. No, perché se voi notate il buco della fotocamera è decisamente più grosso di quella dell'iPhone X. Poi, se ci fate caso, piccola curiosità, il flash LED è spostato, non è integrato nel modulo fotocamera, ma si trova completamente a parte. Sono curioso di capire Apple come farà le custodie originali, se farà un buco singolo per la fotocamera e poi un buchettino accanto singolo per il flash LED, oppure se farà tipo una sorta di buco tutto unito che comprende anche il flash LED. Questo sono curioso, mie pippe mentali, anche perché se poi faranno due buchi separati dovrà essere molto preciso il buco, perché immaginatevi un buco storto che copre il flash LED, cioè non si potrebbe vedere. E con quello che è successo con le cover per iPhone 15 Pro, dove il buco per la USB-C è, tipo anche nel mio caso, è spostato, non è completamente simmetrico, ho un po' i miei dubbi. Altra piccola news, questa volta magari un po' più di nicchia, non so se a molti di voi possa interessare, però nell'ultima beta di iOS 15.5 beta 1, in realtà forse iPadOS, comunque siamo lì, siamo sempre lì, è uscito un indizio per il quale potrebbe arrivare la schermata della batteria anche sui prossimi iPad. Avete presente, no, la schermata di salute e batteria su iPhone, che tra l'altro ora sugli iPhone 15 è uscito anche la schermata dei conteggi dei cicli di batteria. Ecco, questa schermata potrebbe finalmente arrivare anche sui prossimi nuovi iPad Pro, iPad Air, iPad 11, prossimo iPad mini. Ecco, insomma, finalmente dovrebbe sbarcare anche sugli iPad. Ora, questo non so se sia una bella notizia, perché fino ad adesso iPad era esente da questa mania, questa smania del oddio, la batteria si sta usurando. Anche se vi devo dire che quando ho venduto il mio iPad Pro di recente 11 pollici M1, comunque la gente mi chiedeva la salute batteria e mi diceva: scaricati questa applicazione che ti mostra quanta salute batteria ha il tuo iPad. E tra l'altro, piccola curiosità per i più curiosi, il mio iPad Pro M1 del 2021, se non erro, aveva il 90% di salute e batteria, quindi secondo me non male. Quindi ragazzi, se odiate come me questa schermata di salute e batteria, purtroppo probabilmente arriverà anche sui prossimi iPad. Ed ora eccovi la brutta notizia e ultimo leak di oggi, e riguarda WatchOS 11 e Apple Watch Series 4. Infatti ragazzi, se avete l'Apple Watch Series 4, mettetevi un po', iniziate perlomeno a mettervi un po' l'anima in pace, che molto probabilmente il vostro Apple Watch non si aggiornerà a WatchOS 11. Ora, io ho un po' i miei dubbi, perché il processore dell'Apple Watch Series 4 praticamente è lo stesso dell'Apple Watch Series 5 e dell'Apple Watch SE di prima generazione, se non erro. Quindi non dare WatchOS 11 solamente al Series 4 è un po' proprio una cosa di marketing, perché a quel punto dovresti un po' togliere via anche il Series 5 e l'S1. Togliere solo il Series 4 è un po' una bastardata, però sappiamo che Apple queste cose le fa anche per una questione di marketing. Semplicemente vuole dare ancora un po' di tempo a chi ha preso l'Apple Watch un anno dopo, anche giustamente forse, e invece togliere il Series 4 per invogliare gli utenti Series 4 ad acquistare i nuovi Apple Watch. Vedremo cosa ci dirà Apple a WWDC. Certo che se il Series 4 ha ricevuto WatchOS 10, che è stato un cambiamento totale del sistema operativo, mentre molto probabilmente WatchOS 11 sarà veramente un cambiamento di poco o nulla, insomma, secondo me un altro anno lo potevano fare. Comunque, vedremo cosa accadrà. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi rumors e news di oggi. Fatemi sapere appunto tutto qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se vi va potete mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, mi aiutereste davvero tantissimo. E se vi va iscrivetevi anche al mio canale Telegram per magari offerte su Amazon, sfondi eccetera eccetera. Quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!